Sono 401 gli interventi programmati nel triennio 2015-2017 per adeguamento sismico, messa a norma e ricostruzione di edifici scolastici, compresi i nidi d'infanzia, con un investimento totale di oltre 510 milioni di euro. Il punto è stato fatto nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente Ceriscioli e la Vicepresidente Anna Casini, Assessore all'edilizia pubblica. Questa situazione di disponibilità finanziaria, unica nella nostra storia dell'edilizia scolastica marchigiana, consentirà non solo di mettere a norma ed adeguare sismicamente gli edifici scolastici della regione, ma anche, in questo modo, di incrementare la qualità dell'insegnamento che potrà svolgersi in spazi didattici adeguati ed è una risposta concreta per i genitori che da tempo si interrogano sulla sicurezza delle strutture, riqualificando gli edifici, infatti si riqualificano servizi e si migliora la sicurezza. Agli interventi oggi illustrati si aggiungono quelli che saranno possibili a breve, grazie alla nuova programmazione nazionale del 2018-2020, per la quale si attende l'approvazione da parte della Corte dei Conti e dalla quale, sulla base delle indicazioni del passato per le Marche, si prevede una ripartizione regionale analoga a beneficio anche di altre scuole. Sì, abbiamo guardato i dati dell'edilizia scolastica di questi 3 anni e sono dati straordinari. Lo diciamo innanzitutto per i genitori che da tempo si interrogano sulle strutture scolastiche, sulla sicurezza degli edifici e sugli interventi necessari. Stiamo vivendo una stagione straordinaria sia per i fondi che sono arrivati dallo Stato, che sono quasi il triplo di quelli che ordinariamente arrivavano negli anni passati, e sì, ovviamente per i fondi del sisma che hanno portato l'investimento sulle scuole a 10 volte tanto quello che era in passato. Significa per le Marche tantissimi interventi di qualificazione dell'edilizia scolastica che vanno a tutto vantaggio della nostra comunità, dei bambini, delle scuole e dell'insegnamento. In alcuni casi anche perché con la riqualificazione si riqualificano i servizi, ma più in generale perché si dà tanta sicurezza. Penso un messaggio importante, molto forte, tante risorse che vanno a sostegno di uno degli aspetti più sentiti dalla nostra popolazione.